Ma che cazzo sto facendo nella mia vita? Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Tosco3. Oggi siamo qui su One Arm Cook, un gioco normalissimo. Allora, ovviamente vi spiego in breve. Dobbiamo tipo scegliere una mappa dove, che so, potrebbe essere tipo una hamburgeria, penso esista come nome, una pizzeria, tutte queste cose qua molto carine. Allora, abbiamo dei soldi, che ci sono i secondi? Che cazzo? Allora, io non so bene come funziona, Però vabbè, proviamoci. Intanto qui vedo un po' di carne. Aspetta, io dovrei prendere prima gli ordini, aspetta. No! Fermo. Rimani. Ok. Mi dica, signore. Ma lei è proprio un hamburger? Cheeseburger? Cheeseburger? Beh, l'altro decolore non vuole niente, vabbè. Cazzi suoi. Allora, quindi dobbiamo prendere tipo 3 hamburger. Uno, due, tre. Metto anche la mia mano a cucinare. Perfetto, guarda. Merda, merda, merda. E sono già pronti questi hamburger. Poi il pa. Io non ho capito una cosa, no? Come cazzo. Come lo apro questo pa. Intanto non sprechiamo il cibo. Come cazzo si apre un panino? Ah, ok, perfetto. Ok, finalmente ho capito come si fa un panino su gioco. Oddio, il coltello. Paranormal coltello, ma cosa è successo? Allora, hamburger, te prego. No! Dai, non è così complicato, cazzo. Dai, adesso. No! Come glielo porto? Ah, forse su un piatto, aspetta. A parte ho buttato tutto per terra. Vabbè, sti cazzi, ve mangiate lo schifo. Dove cazzo andrà a finire il panino, raga? No, no, merda, merda. E allora, va ripreso l'altro pane? Ah, ho portato il mio primo hamburger. Dammi 3 soldi, puttana. Ma ragazzi, siamo pronti a fare i ciccio burger. Allora, intanto non dovete volare. Cioè, questo diciamo è abbastanza normale come cosa, credo. Ok, al massimo te lo monti tu sto panino del merda. Voi volete il cheeseburger? A parte, paporacci, c'è una botta clamorosa. Scusa. Aspetta, dobbiamo andare a più il formaggio. Non si è tagliato. Oh sì! Ok. Vabbè, che merda gli sto a portare. Montatevelo voi sto panino. Figata. Comunque, raga, il prossimo video vorrei farlo su God Simulator. E se vi interessa, lasciate un bel like e magari commentate. Magari voglio God Simulator. Perché veramente è un gioco che non ci gioco da tempo. Ma io ora mi ci divertivo come uno scemo. Sì, anche l'altro panino è andato. Sempre ovviamente come la torre di Pisa. Cioè, dritto come la torre di Pisa. Ti va a fanculo, va. Headshot. Ma gli altri aspettano ore, sono da solo, come cazzo faccio? Allora, i ratti, ma what the fuck? Che sono i ratti? Che schifo! Oh, a ratto da merda. Ma vaffanculo! Te, i ratti. No, ma che fami! Aspetta, più il coltello lo ammazzo! E stai a piangino. Merda! No! Vaffanculo, lancia via! No, raga, ho bruciato un hamburger. Aspetta, chi cazzo vuole il cheeseburger? Voi che volete? Ovviamente il cheeseburger, addirittura col bacon. Sapete, mamma va poi soffocotti, eh. Allora, il cheeseburger ce l'abbiamo già pronto qua. Easy. Penso che alcuni se ne sono già andati, tipo, perché tipo da 3 ore che sto a provare a fare un panino, non ci riesco. Il che. Dai, no, no, se deve sminchiare. Te lo mangi così, me frega un cazzo, te lo fai andare bene. Chi è che vuole il cheeseburger? Mangia! Bravo, bravo. Ma i soldi, scusa, ma a me non mi arrivano. This is a cookie dry, tu mamma! Ah, ma perché il formaggio lo devo sci. Ma che cazzo è successo? Perché sta a fuoco tutto? Oh, dai. Allora, ragazzi, diciamo la panineria mi ha cacciato perché ho dato fuoco a tutto, più o meno. Quindi ci tocca fare sta roba. Oh, i primi clienti. Ragazzi, cosa volete? Volete un po' di panna, eh? Un po' di panna? No? Non le gradisce. Vabbè, allora, fanculo. Lei vorrebbe una bella salsiccia? Se vuole ho la mia senza pane. Cosa ne pensa, eh? Metti dentro. Ma oh, senti, ma mangiano come cazzo te pare, veramente, cioè. Non è possibile. Non entra, raga. Non può entrare. Senti, magna dal zitto, va. This is a cookie dry, perché il pane va cotto, raga. Io non ho capito. Forse il pane va cotto, è per quello che si sta lamentando. Ma comunque, raga, sto gioco è più complicato di quanto sembra. Zitto, va. Tu dammi 2 soldi, troia. The food was great, alleluia. Mi dica. Ah, vabbè, ragazzi, le salsicce si sanno. Cioè, se fanno, insomma. Il problema è chi vuole i panini. Io mi sa che il pane va cotto. È per quello che si lamentano. Pure prima, mi sa che il pane andava cotto. Batti 5, bro. Batti 5. Oh, vabbè, ti sta dando fastidio. Mi dissocio, ragazzi. Cioè, mi sembra ora di dissociarsi. Mannaggia. Ma è volata una salsiccia! Allora, è crashato il gioco? Perfetto.
perfetto. E, però adesso dovremmo fare gelati. Almeno qua non dobbiamo cucinare le cose. Che cazzo vuole lei? Mi dica con questo bel visino. Ma lei non è che arriva prima solo perché è bianco e va avanti ad altre persone. Vabbè, lei vuole, che cazzo vuole? Cioccolata, vuole prima questo. Cazzo, come si fa a ripiegare? Ok, è cioccolata. No, ho sbagliato gusto. Ma te lo mangio, vattene a piano. Ah, perché uno è questo, è coffee. E invece l'altro, coffee e chocolate. Ok, quindi sta pure scritto. Vabbè, ragazzi, è proprio antistupido. Io sono riuscito comunque a sbagliarlo, è antistupido. Lo so, ragazzi, faccio solo dei gelati buonissimi. Io non. Che tu che cazzo hai? Cioccolata poi? Giustamente, ognuno prende il suo colore preferito, insomma. Oh, però la gelateria è più semplice, dai, cioè non è così difficile. Voi mi mangiate il vuoto, mi mangiate le cose vuote e pagate comunque il doppio. Comunque, $8 per un gelato, sì, è tipo una derubata, cioè. Vabbè, però dillo che non c'avete voglia di lavorare. Manco i conetti c'hanno voglia di lavorare. Comunque, che cazzo di filè? Ma che so, la gelateria più buona del mondo. Non te lo devi prendere il gelato, Dio Madonna. Raga, ma io non posso neanche uscire. Ma sta una città libera fuori, non posso uscire. Cioè, sono rinchiuso qua dentro. Ti rendi conto? Ti rendi conto, Carlo, che io sono rinchiuso qua dentro e non posso uscire? E voi continuate a ordinarmi altro gelato? Io vorrei ti ammazzare piuttosto. Perché poi io ho un'altra domanda, signor Carlo, che è veramente un vestito clamoroso. Perché cazzo io adesso non vi posso toccare quando invece eravate sui tavoli? Vi tiravo i peggio schiaffi. Almeno mi liberavo un po', vabbè. No, ancora paranormal scatole. Se mi volavate fuori non potevo ripiare più la scatola rosicapo, cazzo. Vabbè, raga, dopo sta roba io me ne vado, veramente. Mi stanno a fare diventare matto questi. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino qui. E aspettati una cinquina. No, manco ci posso tirare cinquine, cazzo. Si sta molto meglio quando potevo tirare cinquine a voi al tavolo, hai capito, Franco? Franco, stai attento a guardarmi con quei cubi che hai posto degli occhi, eh.